Buonasera e benvenuti. Nuovo appuntamento con Tutta Bici, la nostra puntata numero 34, penultima di questa 18ª stagione. Dobbiamo parlare di tanto, anche di questa sera, soprattutto, ai noi, caro Patrick, dell'assenza di Federica Mosconi, che naturalmente torna con noi per l'ultima puntata della prossima settimana. La salutiamo, certo. Intanto benvenuto e bentrovato anche a te, Patrick. Benvenuto anche a te, Roberto. Benvenuti a tutti i nostri ospiti a casa che ci seguono sempre assiduamente, appassionati di ciclismo e non solo. Beh, sicuramente Federica si starà preparando in grande stile per l'ultima scoppiettante puntata di settimana prossima, quindi sono sicuro che darà il meglio di sé. Non ci sono dubbi, hai anche già ben definito la prossima puntata, quindi noi vi daremo al termine di questo l'appuntamento alla prossima settimana per la chiusura di stagione scoppiettante, esatto. Appunto, davvero con diverse sorprese. Prima però naturalmente vi presentiamo il nostro ospite di questa sera, nell'attesa anche del secondo. Gli impegni e gli imprevisti sono sempre numerosi, a volte si accavallano. Diamo il buonasera e il benvenuto in studio a Matteo Gozzoli, sindaco di Cesenatico. Grazie. Buonasera e benvenuto. Poi naturalmente, quando sarà il momento, vi presenteremo anche il nostro secondo di serata. Esatto, che si aggiungerà, insomma, a treno in corsa, come si suol dire. Ora, com'è possibile lanciare la sigla? Senza la Federica. Senza Federica. La lanciamo. La lanciamo come ci viene. Insomma, il mercoledì sera dovete guardarci, in poche parole. A Tutta Bici, segui la ruota giusta. Minuto e 54, il nostro orologio di studio segna 1:54, l'abbiamo già rimpianta due volte. Vabbè, via, la salutiamo e poi naturalmente chiudiamo l'argomento, l'aspettiamo per la prossima settimana. Allora, abbiamo presentato Matteo Gozzoli come sindaco di Cesenatico, ma in realtà è un appassionato ciclista, sappiamo essere anche uno spettatore di A Tutta Bici, per cui a maggior ragione ci fa piacere averlo qui stasera, e poi ovviamente persona particolarmente attenta al ciclismo, ai territori, al cicloturismo. D'altro canto Cesenatico ha ormai da molti anni questa vocazione. Intanto complimenti, rieletto sindaco. Grazie. Della cittadina, quindi insomma vale la pena sottolineare anche questo aspetto, ma dicevamo ciclista, quindi la curiosità intanto è come nasce, e poi andiamo a parlare di tutti gli altri argomenti, come nasce la passione per il ciclismo? Beh, nasce da bambino. Mio padre un giorno è arrivato con una bici da corsa a 6-7 anni, e da lì è partita, quindi ho fatto tutte le categorie giovanili. Poi dopo, quando sono arrivato al liceo, dopo ho dovuto fare qualche scelta in più perché dovevo studiare la sera, quindi dopo i 16-17 anni ho scelto di dedicarmi allo studio e ho mollato l'agonismo, però mi è rimasta la passione. Ok, intanto di questa scelta siamo rimasti contenti, sì? Sì, sì. La scelta giusta. Diciamo che, oddio, ogni tanto ci ripenso, Sì, ecco. Però non si può tornare indietro ormai. E questo è assolutamente vero. Cesenatico ha una vocazione specifica, diciamo che se la sta guadagnando tutta la Romagna, davvero, che diventa un fulcro importantissimo a livello nazionale e non solo, perché sappiamo sono migliaia le persone che dall'estero vengono a pedalare in Romagna ogni anno, non solo fortunatamente concentrate nella nostra bella stagione estiva. Ecco, quali sono i meriti o comunque le caratteristiche di questo territorio che lo rendono così attrattivo? E poi la domanda successiva sarà invece, l'anticipiamo subito, come e dove ancora si può migliorare? Beh, sicuramente siamo partiti forse come pionieri negli anni 70, non solo con la manifestazione che è diventata la più famosa in Europa, se non nel mondo, per quanto riguarda il cicloturismo, che è la Nove Colli, certo. Che parte negli anni 70, ma poi anche le strutture ricettive alberghieri, privati, si sono attivati subito per far sì che il nostro territorio venisse conosciuto soprattutto nel nord Europa, centro Europa, e lì è stato un po', abbiamo dato il via ad un movimento prima di altri territori, e questo è stato sicuramente il punto di partenza. E chiaramente c'è questa facilità del raggiungere le colline nell'arco di 10-15 km, quindi anche questo aiuta. L'entroterra con le sue bellezze è importante. E oggi le manifestazioni che riusciamo ad organizzare hanno in qualche maniera rafforzato questa tradizione, però questo non basta, infatti bisogna investire dal mio punto di vista sulle infrastrutture, sulle strutture, quindi sia pubbliche che private, quindi non solo strade ma anche impianti sportivi su cui stiamo lavorando,
ma anche credo da parte dei privati debbano essere fatte delle scelte ben precise, perché oggi sappiamo che anche il turista, il cicloturista, soprattutto straniero, cerca degli elevati standard di qualità quando viene qua. Standard elevati, e naturalmente poi aumenta anche la concorrenza, chiamiamola così, perché è evidente che ormai il ciclismo muove davvero migliaia e migliaia di persone. Eh sì, nel corso credo degli ultimi 20 anni si è imposto a livello internazionale come, diciamo, sport di massa, passando da quella che poteva essere una nicchia a quella che invece è diventato uno sport diciamo un po' per tutti. Credo che anche l'emergenza Covid abbia forse incrementato, basti pensare che non si trova una bicicletta da nessuna parte, nessun negozio, lo dico fortunatamente, però è chiaro che bisogna stare al passo con i tempi, quindi servono le strutture, in questo caso alberghi che abbiano la possibilità di avere sale dedicate per ospitare le bici, oppure anche palestre e quant'altro, orari flessibili nei pasti, le guide importantissime, perché altrimenti diventa anche difficile andare a scoprire le bellezze dell'entroterra. Per fare queste cose servono investimenti, serve crederci, avere anche una visione importante, e in più dall'altra parte ci dobbiamo mettere la qualità delle strade, che negli ultimi anni sicuramente non ha avuto momenti, diciamo, molto buoni per tutta una serie di motivi che non stiamo a ricordare, ma sappiamo come le difficoltà che ci sono. E poi credo anche che, soprattutto pensando alle nuove generazioni, bisogna fare qualcosa in più sulle strutture, che credo siano oggi più che mai fondamentali per far sì che i ragazzi più giovani si allenino in sicurezza, almeno fino a una certa età. Giusto. Non so te Patrick, la mia esperienza politica è a quota zero, quindi ho una curiosità proprio su questo, cioè qual è la tipologia, il livello, insomma, quali sono proprio gli argomenti, che immagino siano anche estremamente concreti, nel dialogo tra gli albergatori e il sindaco di Cesenatico, magari proprio a riguardo ovviamente del tema bici. Beh, sicuramente il tema della promozione è uno dei primi argomenti, quindi cercare di promuovere in maniera adeguata quelle che può essere l'offerta che un territorio dà, e dall'altra parte anche cercare di aggiungere durante l'anno quegli eventi che sono diventati sempre più importanti, soprattutto quelli sportivi, che sono in grado magari di sollevare diciamo, l'economia e le presenze in determinati periodi dell'anno. Siamo abituati ad avere la Nove Colli collocata nella penultima domenica di maggio, tranne quest'anno che per ovvi motivi è stata fatta a fine settembre. E, ecco, bisognerebbe lavorare, e questo è quello con cui stiamo cercando di lavorare con gli albergatori, per avere eventi di spessore sia nella fase primaverile, subito prima o subito dopo la Nove Colli, ma soprattutto il mese di settembre, un mese che si sta aprendo a diverse possibilità. Eh sì, perché banalmente, esatto, cioè banalmente riempire Cesenatico e la Riviera Romagnola nei mesi estivi non è affatto difficile, lo si fa da decenni e decenni. Riempirlo nei mesi destagionalizzati chiaramente è una buona missione. Beh, quello che mi preme sottolineare è che comunque si parla di infrastrutture, di servizi che si dà al turista, diciamocelo, cioè, magari diamo l'impressione di essere un pochino presuntuosi, ma in Romagna questa cosa qui l'abbiamo sempre fatta bene e ce l'hanno sempre riconosciuta, no? Da che mondo è mondo, tant'è che ho letto proprio poco tempo fa in una rivista che l'anno della mucillagine, cioè l'anno peggiore della mucillagine, dove si sono registrate le maggiori presenze di pubblico tedesco. E quindi questo ti fa capire che evidentemente, al di là dell'aspetto territoriale, i servizi buoni li abbiamo sempre dati, e in questo siamo maestri, perché in Romagna in questo credo che siamo maestri. Basti vedere che gli stessi bike hotel, cioè siamo stati i precursori, i pionieri dei vari bike hotel, a partire da Riccione lungo tutta la nostra costa. Quindi già lì mi sento dire che siamo bravi. Poi dopo, come ha detto Matteo, cioè la Gran Fondo Regina è nata a Cesenatico, i grandi eventi, il Giro d'Italia spesso e volentieri approda a Cesenatico, il triathlon e quant'altro, il Trofeo Pantani, la Coppia Barton, insomma sono tante le occasioni che aiutano in tutto questo processo, ma in fatto di turismo credo che siete già molto bravi, questo è innegabile. Sì, diciamo che non bisogna mai accontentarsi, bisogna sempre guardare avanti. Perché quando ci si ferma un attimo nel campo turistico non si rimane fermi ma si va indietro. Insomma, questo è un po' quello che mi hanno sempre insegnato. Quindi sui servizi è vero, si è stati i primi, bisogna continuare ad andare avanti, soprattutto proseguire, perché credo che nei prossimi mesi, usciti da questa emergenza, ci sarà a mio avviso una domanda in fortissima crescita, e quindi tutto il mondo si starà organizzando e anche noi dobbiamo farci trovare pronti.
Il fatto che i cittadini in qualche modo sono da abituare, no, mentalmente ai grandi eventi sportivi, e anche il fatto che il comune investa sostanziali somme di denaro in infrastrutture e appunto nello sport, nel mondo dello sport. La mia domanda è molto più semplice, cioè il cittadino lo trovi più, come devo dire, più dalla tua parte, o c'è sempre una fetta di cittadini da dover convincere perché magari non sono convinti proprio dal mezzo chiamato sport? Ah, ma io credo che l'ultimo periodo della storia del paese abbia forse modificato anche questi, diciamo, gli ultimi aspetti di criticità. È chiaro che ci sono alcuni eventi impattanti che, se non sono adeguatamente comunicati, certo, parlo di chiusura strade, provocheranno sempre qualche lamentela e qualche mal di pancia. Questo è impossibile da risolvere. Ma gli investimenti, sia dal punto di vista del sostegno alle associazioni sportive, agli organizzatori, ma soprattutto all'impiantistica, sta vedendo, diciamo, un consenso enorme. Chiaro. Sia dal mondo economico, sia dal mondo, diciamo, dei cittadini che magari non hanno la loro attività nel turismo, ma che capiscono che si sta facendo un investimento per il futuro. Giusto. Direi che possiamo anche fermarci per qualche secondo e poi torniamo con delle immagini. Intanto ringraziamo già la regia per quelle riguardanti l'ultima edizione, 50esima appunto, come ci ricordava il sindaco della Nove Colli. Dicevo, torneremo anche con qualche immagine che lanceremo, però spiegando anche il motivo per cui torniamo sull'argomento. Tutto questo tra pochissimo. Qualunque sia il tuo prodotto, noi lo custodiamo, lo coccoliamo, lo rinfreschiamo, lo proteggiamo, lo prepariamo e lo consegniamo nelle mani dei tuoi clienti. Combitras, ovunque, quando vuoi. Da 30 anni Sidermec è il vostro centro di servizio per l'acquisto e la trasformazione di banda stagnata. Con uno stabilimento di 7.000 metri quadri, moderne linee automatizzate e qualità certificata, garantisce soluzioni efficienti e rapide. Sidermec, lavorazione e commercio banda stagnata. Via Pirandello 23 a Gatteo. Telefono 0541 81 81 30. www.sidermec.com. Ideal System, specialista nella realizzazione di celle frigorifere industriali e commerciali, impiantistica, strutture metalliche, porte e piani di carico, tamponamenti e coperture. Un'ascesa costante ha portato Ideal System a raggiungere l'eccellenza nel settore. Le più innovative tecnologie al servizio del cliente, con progetti curati nel dettaglio e un servizio di assistenza sempre attivo. Ideal System, con sede a Cesena, opera su tutto il territorio nazionale e all'estero. Ideal System, soluzioni ideali per sistemi industriali. È partita la passione con quel primo regalo, quella prima bici da corsa, poi ad un certo punto è arrivato anche il momento delle scelte. Ma allora, tornando indietro, qual era l'idolo ciclistico del sindaco Matteo Gozzi? Beh, diciamo che per la mia generazione è facile dare risposta a questa domanda. Ovviamente Marco Pantani, perché ho iniziato a correre nel 94. E erano gli anni, proprio l'anno in cui si è imposto, qui esplose, al Giro d'Italia, esatto, e poi dopo, l'anno dopo, al Tour. Quindi quando si andava in bicicletta in quel periodo lì, ad ogni macchina che ti si affiancava qualcuno tirava giù il finestrino e ti urlava vai Pantani, più o meno era abbastanza normale qui nel nostro territorio. Fantastico, sì. Allora noi la settimana scorsa, grazie all'amico Stefano Bagnolini, abbiamo fatto un collegamento con cui abbiamo chiamato in causa il regista del film Il Migliore, Marco Santolini. Abbiamo parlato anche con mamma Tonina proprio nel giorno della la primissima proiezione in quella di Milano. Ma il film, che appunto si chiama Il Migliore, è in visione sugli schermi in questi giorni, ieri, oggi, domani. Quindi se volete, noi però vi aiutiamo molto volentieri anche rivedendo insieme il trailer ufficiale del film. Parte Pantani, attenzione! Marco Pantani scatenato. Pronti, ci siamo? Era forte. Era un patacca carismatico. Lui per noi era un'immagine. E faceva cose che per noi umani erano impensabili. Quando partiva non ce n'era per nessuno. Diceva, a Campiglio la Madonna non c'era,
mi hanno fregato. Quando lei ti abbracciava, ti stritolava. Gesù Cristo. Per me lui è una persona che non ha niente da recriminare. Il talento era indiscutibile. Un grandissimo campione che è il migliore di tutti. Mi si è fermato il cuore, è morto il ciclismo. Lo amerò per sempre. Credo nei valori, credo negli uomini, quindi essere ferito nei sentimenti è più importante che nel fisico. Beh, fa sempre venire la pelle d'oca, vedere le immagini del pirata. I trailer sono costruiti per generare emozione, per portare al cinema, però qui davvero il gioco è tutto sommato molto facile, sia per la passione naturalmente che è di rispetto che abbiamo verso anche l'uomo Marco Pantani, sia per queste immagini così intime che appunto fanno parte di una sorta di docufilm, l'abbiamo ribattezzato così appunto la settimana scorsa. L'ha visto? Sì, in anteprima a Milano. Ok. Devo dire che è stato veramente impressionante, perché viene fuori innanzitutto Marco per quello che era, non solo la parte sportiva che c'è sullo sfondo, ma rimane soprattutto l'uomo, la persona, col suo gruppo di amici, le amicizie, il suo rapporto intimo con Cesenatico, che in questo docufilm viene messo al centro e chiaramente per un cesenaticense è ancora più forte forse, perché emerge anche la nostra località nel periodo invernale, con la nebbia, con i suoi ritmi che cambiano dall'estate all'inverno e con quello che è stato quel periodo che forse sarà impareggiabile, quel periodo che va dal 94 al 99, dove eravamo al centro del mondo veramente. Ma un personaggio come Marco Pantani, per Cesenatico, a volte è risultato quasi più un ingombro o è sempre e soltanto un motivo di grande orgoglio? No, è sempre un motivo d'orgoglio, l'ingombro non esiste, è sempre un motivo d'orgoglio perché è la stella polare che ci aiuta a dire dove collocare il nostro paese quando andiamo all'estero. Se uno dice Cesenatico, dice il paese natale di Marco Pantani, in un secondo la persona che è davanti cambia espressione e capisce di cosa si sta parlando, quindi assolutamente è un valore aggiunto, anzi credo che lo stia diventando sempre di più nel corso del tempo. Quello sicuramente. Ti ho fatto questa domanda con una piccola vena polemica perché nella storia di Marco Pantani non sempre è stato trattato con orgoglio, però devo dire che effettivamente mettendomi nei tuoi panni concordo pienamente, non può essere altrimenti. Dal film emerge quindi anche tutto lo spirito di Cesenatico, la premiere a Milano appunto, qual è stata la risposta della sala, la curiosità di chi ha visto il film così in anteprima, questi lo ricordiamo 100 minuti. Beh, io innanzitutto ero uno dei pochi romagnoli insieme a mamma Tonina e papà Paolo, poi c'era qualche altro invitato, gli altri erano tutti, era un'anteprima dedicata alla stampa, quindi erano quasi tutti diciamo da fuori regione, molti lombardi perché si teneva a Milano e erano tutti un po' impressionati dalla concretezza e dalla verità di questo docufilm, perché veniva fuori in maniera proprio senza nessun velo quello che siamo un po' noi romagnoli, in particolare noi cesenaticensi, persone vere, concrete, attaccate anche ad alcuni valori familiari che magari qualcuno che non ci conosce bene non sono noti, invece lì vengono proprio fuori in maniera fortissima. E oggi di Marco Pantani cosa resta a Cesenatico? A Cesenatico resta questo sentimento diffuso di amore, di tanta nostalgia, perché comunque tutti quelli che avevano l'età per ricordarsi quel periodo se lo ricordano come qualcosa veramente di magico e di irripetibile, anzi che a ripensarci oggi uno dice pensare alla Piazza Costa la sera della festa, giro tour, certo, con quella massa di persone, sembra qualcosa di, sembra vedere un film, in realtà è successo veramente. Quindi c'è questo mix di nostalgia per quello che non c'è più, un po' di amarezza per quello che è stato, soprattutto per come ha chiuso diciamo, quel giro nel 99 che non è andato giù a nessuno e poi resta questo sentimento d'affetto perché fondamentalmente Marco resta un figlio di Cesenatico che ha portato
dal nulla, dal basso, facendo tutta la gavetta, è arrivato fino in cima al mondo. È vero, ti posso garantire che ancora oggi Marco Pantani vive anche nella memoria dei bambini. I bambini di oggi, il loro idolo, quando devono incitare, come dicevi tu prima, passa un ciclista e ancora vai Pantani anche oggi, nonostante che loro abbiano 4, 5, 6, 7 anni, quindi la dice lunga. È impressionante anche vedere le strade del Giro, se tanto quando si vedono le dirette, ancora il suo nome è in maggioranza in tutte le salite d'Italia. Onnipresente, sì. Quello è un lavoro e un impegno di un gruppo che insomma non molla, non ha mollato, non mollerà, probabilmente questo andrà avanti e direi anche fortunatamente ancora per molto tempo. Va avanti anche la battaglia di mamma Tonina, che naturalmente neppure lei molla, perché insomma chiede verità e quindi chiede giustizia per onorare appieno la memoria di un figlio sicuramente scomparso troppo presto. Vi confrontate ogni tanto, vi parlate su questo, sono molto curioso proprio anche sull'argomento di questa battaglia. Recentemente sono arrivati nuovi avvocati, quindi insomma probabilmente cambierà anche la linea della famiglia. Ma ci siamo visti a Milano, anche mi ha raccontato di queste scelte che stava facendo, però è chiaro che non ci confrontiamo su quelle che sono le linee che la famiglia sta seguendo. Con Tonina mi confronto più su quelle che sono, diciamo, le prospettive future legate soprattutto alla parte sportiva giovanile, perché stiamo realizzando un impianto sportivo che porterà il suo nome, e quindi nel corso degli anni abbiamo parlato soprattutto di questo. Guarda Tonina, stiamo realizzando questo grande impianto sportivo che ovviamente non può avere che il nome di Marco, non può portare questo nome, e quindi abbiamo parlato soprattutto di futuro e di quello che vorremmo fare soprattutto per le giovani generazioni, perché appunto, come diceva Patrick, i bambini sono ancora estasiati dal vedere le immagini di questo mito, ed è giusto che Cesenatico investa anche su questo tipo di strutture. Ci sono ancora un paio di minuti per chiudere questa nostra prima parte. Allora, Sindaco, parliamo proprio di questa struttura che sta nascendo. Questa è stata un po' una sfida e all'inizio mi davano del matto, no? Perché comunque siamo partiti con una progettazione che magari doveva essere un po' più ridotta, poi alla fine ci siamo trovati a ragionare di un impianto di circa 90.000 metri quadri che diciamo, in questo momento è in corso di realizzazione, 1,6 km circa come anello, che però è modulabile in più parti, quindi quello che stiamo realizzando, grazie anche a un finanziamento ricevuto dalla Regione Emilia-Romagna col bando sport, è un impianto polisportivo, diciamo un impianto polivalente che potrà ospitare ovviamente il ciclismo giovanile, ma anche il pattinaggio, il podismo, e faremo anche delle aree dedicate alla mountain bike, perché comunque c'è anche una parte di sterrato. L'obiettivo era proprio partire dalle cose concrete, quindi sentite anche le associazioni del territorio, quelle anche con cui mi sono allenato e con cui sono cresciuto, che si sono sempre allenati in un anello di asfalto, diciamo, tra la statale e un distributore abbastanza, diciamo, ridotto e molto, diciamo, organizzato così alla buona e meglio. E invece l'idea era quella di creare un impianto che avesse soprattutto la finalità di dare possibilità ai ragazzi di allenarsi, ma cercando poi di avere un occhio anche futuro, quindi l'impianto di illuminazione per utilizzarlo anche alla sera, magari in questo caso per gli adulti che magari invece di fare i rulli o di uscire a fare avanti e indietro sui lungomari possono trovare nella struttura una risposta. E poi chiaramente c'è sempre l'aspetto turistico, perché comunque qualche manifestazione, evento li si potrà organizzare e realizzare. Quindi diciamo, siamo riusciti a tenere insieme tutti questi aspetti. Io credo che nella primavera prossima potremo essere in grado di inaugurarlo, e secondo me è una bella soddisfazione, soprattutto in questo, usciti da questo momento, ci auguriamo di uscire in questo momento, di dare un bel segnale di ripresa al mondo dello sport. Per chi non è di Cesenatico, per chi ci guarda, dove sorge questo impianto? L'impianto sorge a Villa Marina, quindi è diciamo, molto visibile dalla statale adriatica, è molto facilmente raggiungibile, quindi è nella parte sud, più verso diciamo Gatteo, è nella zona dove avevamo la più ampie possibilità di avere terreni su cui realizzare questo grande impianto. Bene, siamo ben lieti di aver dato tutte belle notizie, compreso naturalmente quest'ultima, un appuntamento quindi probabilmente alla primavera dell'anno prossimo
non manca molto, il tempo vola, questa è la realtà, quindi a breve, passati i mesi più freddi, ci ritroveremo anche questa meravigliosa opportunità per noi e naturalmente per tutti i più giovani in primis, per loro. Dichiariamo chiusa la nostra prima parte. Dichiariamo la chiusa, poi dopo torniamo col sindaco chiaramente a parlare ancora, anche perché no, di questo impianto e di altre belle iniziative. Allora, siamo rientrati per la nostra seconda parte, ricordiamo ancora a tutti che si tratta della penultima puntata della nostra 18ª stagione, quindi mi raccomando, non mancate mercoledì prossimo perché ci sono altri ospiti, finali, scoppiettante, mi piace, scoppiettante, ci piace moltissimo. Ospiti fantastici. Fantastici, beh, insomma anche quelli di stasera. No, per carità, no, cioè, diciamo che quelli della prossima settimana vanno in bici alla grande. Vanno in bici, e come che vanno in bici? Alla grande, veramente, molto bene, molto bene. Buonasera e bentrovato anche ad Alessandro Spada. Ciao Alessandro, grazie per essere venuto comunque a trovarci, malgrado grazie. Imprevisti, impegni, ci fa solamente piacere, naturalmente nelle vesti di presidente della Federazione Ciclistica Italiana per quel che riguarda la regione Emilia-Romagna. E anche di ciclista, se vogliamo. E anche di ciclista, certo. Una stagione che insomma non sapevamo come sarebbe partita, ci parlavamo a febbraio nelle riunioni di redazione, vediamo cosa succederà, vediamo. Non si smette più di pedalare, gare a non finire, adesso poi parte anche la stagione del ciclocross, la gravel fa il suo. Devo dire che insomma sta andando tutto davvero molto molto bene, una stagione alla fine lunghissima, infinita in pratica. Il compito della Federazione Emilia Romagna, ovviamente in questo suo primo anno, ormai siete quasi vicino alla conclusione della prima stagione da presidente. Sì, diciamo che è un primo anno, diciamo che è stato complicato soprattutto per la pandemia, in più perché dovevo mettermi questo nuovo vestito, certo, addosso, che è sicuramente diverso dal ruolo che svolgevo prima. Qui il ciclismo lo devo masticare a 360 gradi, e sia per le discipline che ci sono, che c'è il fuoristrada, strada, pista, BMX, pump track e quant'altro, e i rapporti con le persone, perché hai i rapporti con i tecnici, con i dirigenti delle squadre, con gli atleti, e quindi mi sono reinventato e ci siamo messi a lavorare tutti assieme con il resto del comitato per il ciclismo dell'Emilia-Romagna. Come dicevi, l'inizio è stato un po' complicato, ma poi le gare sono arrivate, abbiamo cercato di stimolare i primi ad iniziare, perché sapevamo che appena avessimo dato il là, sicuramente la stagione poteva riprendere normalmente o quasi. Infatti abbiamo raggiunto quasi il 90% delle gare organizzate che c'erano nel 2019, quindi insomma siamo soddisfatti di, certo, questo. E ovviamente questo lavoro deve proseguire per il futuro, perché l'età dei dirigenti delle nostre società è anche abbastanza elevata, quindi serve ancora stimolo e serve anche dare ricambio a questi dirigenti, a questi tecnici, per portare avanti le nostre società ciclistiche, senza dimenticare che questa situazione ha portato anche una minore entrata di sponsorizzazioni, chiaro, di collaborazioni, di risorse economiche e non solo quelle umane. E quindi anche qui bisogna insomma spingere per portare ancora delle risorse nel nostro ciclismo emiliano-romagnolo e per dare un'ulteriore spinta. Tra un paio di mesi sarete alla definitiva chiusura, tra virgolette, del primo anno di lavoro. Sì. Di cosa sei particolarmente orgoglioso insieme naturalmente alla tua squadra? Beh, diciamo due cose che mi hanno reso orgoglioso. Prima, i lavori che sono stati fatti alla pista di Cento e che quindi dal prossimo anno sarà di nuovamente attiva, perché abbiamo tre velodromi in Emilia-Romagna. Uno è Fiorenzuola, l'altro Forlì e Cento, e
mancandone uno era un problema per le società, soprattutto del centro dell'Emilia Romagna. Okay. E quindi dal prossimo anno si tornerà ad una situazione pressoché normale. E questo ci fa molto piacere ed è stato un motivo d'orgoglio. Chi ci ha lavorato maggiormente è stato il nostro vicepresidente Franco Chini, poi abbiamo avuto diversi, abbiamo messo assieme i tecnici del Comune di Cento assieme ai tecnici della Federazione Nazionale per fare in modo che appunto potessero partire celermente. E la seconda cosa, la vittoria di Filippo Baroncini ai mondiali, cioè è stata una veramente una grossa soddisfazione. Ero in macchina in autostrada in una delle mie trasferte, però ho esultato. Chi mi ha visto che mi sorpassava ha pensato che fossi matto, probabilmente. Beh, penso che l'Italia non ha vinto gli europei, non ha vinto i mondiali. Oh no, ha vinto i mondiali. No, i mondiali under 20. Non sei stato l'unico quel pomeriggio, nel sì, modo sì, più assoluto. Stato, che l'ho sentito in diretta radiofonica, non ho visto le immagini, però insomma... Sì. È stato veramente bello. Un motivo d'orgoglio. Tu hai parlato, faccio un passo indietro, hai parlato di ricambio generazionale che insomma necessita, no? È una cosa molto importante da prendere in considerazione e da vagliare. C'è una strategia dietro a questo progetto che vi siete dati, insomma? Come intendete invogliare queste nuove leve? Allora, la prima cosa che vogliamo mettere in campo è quella della formazione dei dirigenti, e quindi fare in modo di elevare anche un pochino la cultura dirigenziale delle società sportive ciclistiche e cercare di accompagnare, grazie a questa formazione, anche magari dei ragazzi che sono attorno a queste società ciclistiche e che possano dare un'ulteriore spinta. Poi mi auguro che i ciclisti, i professionisti, gli under 23 o gli juniores che smettono, che rimangano nel ciclismo, o da tecnici o da dirigenti. Queste qui sono risorse, a mio avviso, fondamentali, perché capiscono di ciclismo, sanno quali sono i problemi che ci sono dentro. Ovviamente io, quando parlo di ciclismo, intendo sempre tutte le discipline, quindi il fuoristrada, il BMX e quant'altro. E potrebbero portare un grosso apporto alle società. Certo che i giovani fanno fatica perché il ciclismo al momento è uno sport povero, quindi girano pochi soldi, spesso si lavora col volontariato, si danno piccoli rimborsi spesa, servirebbe un qualcosa in più per invogliare i giovani a dare un contributo importante alle società ciclistiche. Questo prevalentemente sono le nostre strategie. Poi, e questo dovrebbe partire un po' più dal basso, dalle società, magari se c'è qualche società in difficoltà che vede che magari sono i 4-5 dirigenti che sono oltre i 70 e che dicono ma qui non troviamo, cercare di accorparsi con la società vicina. Ecco, questo è un consiglio che diamo, come lo diamo spesso per l'organizzazione delle manifestazioni. È inutile fare più manifestazioni di bassa qualità, è meglio mettersi assieme e cercare di fare una manifestazione, magari qualche manifestazione in meno, ma di grossa qualità, magari anche accorpando più categorie, anche perché, visto che c'è il sindaco di Cesenatico e lui è molto... conosce bene l'ambiente, anche per il territorio è sicuramente più attraente. Certo, quindi se una società ciclistica va dal proprio comune e gli chiede un contributo, magari sa che anziché 70 corridori ce ne sono 300-400, è sicuramente più allettante. Ah sì, assolutamente. Concordiamo, quindi il concetto sostanzialmente è fare squadra. A tutte le aziende invece diciamo insomma di andare poi a studiare anche le ricerche ultime, diciamo degli ultimi 5, 6, 7 anni, le quali insomma raccontano molto bene come
un dollaro o un euro che dir si voglia investito nel ciclismo ne genera dai 3 ai 4 e mezzo come ritorno pubblicitario. È chiaro che magari c'è manifestazione, però insomma i dati ci sono, approfittatene, si chiama Bike Economy, è ampiamente studiata non solo in Italia. Eh sì. Vuoi andare in salita? Sì, sì, tra l'altro è un nome che mi incuriosisce molto perché il francese non rientra tra le mie abilità, ne ho altre, ma non quindi quella. Hai già svelato che andiamo fuori dai nostri confini. Porca paletta, mi sono sbagliato. Dai, andiamo in salita, regia. Parleremo nel nostro terzo blocco prevalentemente di professionisti, parleremo prevalentemente di Tour de France 2022. Beh, questa salita è stata scelta proprio in quel contesto, perché alla Planche des Belles Filles tornerà il Tour de France anche nell'edizione 2022 con una grande sorpresa, che è quella appunto del Tour femminile, ma mi fermo qui, poi ne parliamo dopo. La Planche des Belles Filles, dove siamo? Siamo in Francia naturalmente, abbiamo parlato di Tour de France, non poteva essere altrimenti, siamo in Borgogna, siamo più precisamente nella catena montuosa dei Vosgi, quindi è una salita che non presenta particolari difficoltà se non la pendenza massima, perché è una salita che appunto arriva fino al 28%, quindi da non sottovalutare. Qui l'altimetria la potete vedere in tutti i suoi dettagli. È una salita, perché dico che non presenta difficoltà enormi? Perché è corta, diciamocelo pure, è una salita di neppure 6 km, 5,9. Si parte da una quota prevalentemente bassa, siamo a 532 metri, bisogna raggiungere i 1035 metri di quota, quindi poco più di 500 metri di dislivello. Però, come vi ripeto, è una salita che come pendenza media presenta, lo vedete dai dati alla vostra destra, l'11,5% appunto di grado di difficoltà, e non è affatto poco, considerando che è una pendenza media, fino ad arrivare al 28% di pendenza massima. Salita che il Tour de France non l'ha scoperta da tantissimi anni, la prima volta ci è andato nel 2012 con la vittoria di Chris Froome, però devo dire che in tutte le edizioni che il Tour è arrivato quassù, sono 5 per la precisione, saranno 6 nel 2022, è una montagna particolarmente amica ai corridori italiani. Perché? Perché subito dopo la vittoria di Chris Froome ad imporsi è stato il nostro Vincenzo Nibali nel 2014 e poi, lo vediamo in foto, Fabio Aru nel 2017, poi dopo si è ripetuto l'arrivo in quota nel 2019 con il Belga Teuns a spese appunto del nostro Giulio Ciccone, che però quel giorno lì, nonostante il secondo posto, riuscì a vestire la maglia gialla, seppur per una sola giornata. Quindi montagna particolarmente amica dei colori italiani, montagna che per certi aspetti, copiando un pochino anche il Giro d'Italia, negli ultimi tempi ha voluto far vedere qualcosa in più. Perché? Perché una volta che si arrivi in cima, è stato così nell'ultima edizione del 2019, lo sarà anche nel 2022, si entrerà in un tratto sterrato che è una sorta di prolunga di questa salita. Saranno circa 800 metri di sterrato che induriscono notevolmente appunto questa scalata. Gli 800 metri sono proprio contraddistinti dal punto massimo di pendenza, quindi quel 28% che vedete in grafica lo si attraversa proprio nella punta finale, in quella punta rossa, si tratta proprio appunto della parte prima dell'arrivo, quindi parte sterrata, sterrato bellissimo, ce lo ricordiamo un po' tutti, ma è comunque da fare. Devo dire che sotto questo aspetto i francesi tendono un pochino a copiarci, no? Va dato atto che sì, possono aver preso spunto dalla Corsa Rosa, ma obiettivamente l'arrivo in quota alla Planche des Belles Filles con lo sterrato è sicuramente uno spettacolo per gli occhi degli appassionati, ma credo anche per i corridori stessi, nonostante che quando arrivano sono veramente stremati. Nel 2020 è stata l'ultimissima edizione proprio che ha visto l'arrivo del Tour, ma in quel caso non era un arrivo di tappa classico, era una cronoscalata. Lì ad imporsi è stato Tadej Pogačar, che attraverso quella cronoscalata ha fatto segnare anche il record di scalata, fissandolo in 16 minuti e 10 secondi. Permettetemi di dire che è una moto, perché 6 km in quella pendenza media fatti in 16 minuti vuol dire andare su veramente veramente forte. Comunque, chiudiamo qui la parentesi: se vi capita di andare in Francia, di andare a vedere le strade del Tour de France, andate in Borgogna, perché questa Planche des Belles Filles è davvero davvero impegnativa e vi divertirete. Se siete appassionati di montagne e di salita, vi divertirete. Molto bella, mi fa venire in mente, sindaco, mi si è concesso una battuta: oggi lo sterrato va talmente di moda che prima di riasfaltare bisogna pensarci, può darsi che forse in alcuni territori, in alcune strade, sia meglio proprio toglierlo quel po' di asfalto che è rimasto. È una battuta, ma è un'idea.
È un'idea. Acquisirebbe fascino. Acquisirebbe fascino, sì, perché vendersi lo sterrato adesso funziona molto e funzionerà ancora di più. Si sta parlando, insomma, di grandi cambiamenti anche nel mondo della gravel, quindi da un punto di vista di UCI. Per si cominciano a vedere le prime gare in gravel, poi comunque i nostri amici toscani in questo sono sempre stati maestri, precursori delle strade bianche e non solo. Proprio il buon Brocci venne qui a dirci, fu io ad oppormi all'asfaltatura, quindi attenzione, si aprono nuove frontiere. Dai, ci fermiamo qualche istante, poi torniamo ancora con i nostri ospiti e anche con un'intervista a Davide Cassani. Alexander Bikewear, abbigliamento sportivo di grande qualità, veste da oltre 30 anni la passione per il ciclismo. Squadre, società sportive e aziende possono affidarsi ad Alexander Bikewear per la realizzazione delle loro divise, partendo dalla scelta dei materiali più adatti fino allo studio della realizzazione grafica. Alexander Bikewear lo trovi in via del Lavoro 7 a Sant'Angelo di Gatteo. Per maggiori informazioni visita il sito www.alexanderbikewear.com. Alexander Bikewear, sempre primo sul podio dell'abbigliamento sportivo. Centrale del Latte di Cesena, dal 1959 il buono della tua terra. Per la tua famiglia, pretendi il meglio. Scegli i nostri gelati prodotti solo con latte fresco di alta qualità romagnolo e panna fresca. Buoni, soffici e cremosi, proprio come quelli artigianali. Una gamma assortita di gusti per tutte le occasioni, ma sempre con la garanzia di materie prime di eccellenza e ingredienti di prima qualità anche senza glutine. Dalla tua terra alla tua tavola, prodotti di qualità al giusto prezzo da gustare e scoprire ogni giorno. Centrale del Latte di Cesena, il buono della tua terra. Allora, cosa facciamo? Andiamo a sentirla subito l'intervista, così poi magari la usiamo anche come spunto, naturalmente, per approfondire le nostre chiacchiere qui all'interno di questa nostra puntata. L'intervista l'ha fatta la collega Federica Mosconi al recentissimo TTG di Rimini, cioè la fiera per eccellenza dedicata al turismo. Regia. Il cicloturismo in territorio emiliano-romagnolo sta conquistando sempre più fiducia da parte dei viaggiatori grazie a strutture sicure e nuove infrastrutture. Emilia-Romagna da diversi anni punta su questo particolare settore di turismo, il cicloturismo. Siamo stati noi ad inventare i bike hotel, strutture che permettono agli amanti di questo sport di avere tutto quello che serve per fare ciclismo. Abbiamo 8.000 chilometri di strade secondarie, di piste ciclabili, ne abbiamo inaugurata una in primavera, la Ciclovia del Sole, che trasformando una vecchia ferrovia in ciclabile permette di arrivare da Verona a Bologna in bicicletta, su una ciclabile vera e propria, la Via Romagna, dalle valli di Comacchio al nostro mare, passando per le colline. Abbiamo tutto quello che serve per offrire ai cicloturisti italiani ed europei, e non solo, di avere tutto quello che serve. E infatti è una tra le regioni più importanti quando parliamo di cicloturismo. E la vacanza in bicicletta è una vacanza attiva e responsabile, sempre più apprezzata. È una bella vacanza anche perché adesso, per tutti quelli che hanno sempre avuto il timore di inforcare una bicicletta, c'è quella pedalata assistita che ti permette di togliere quella fatica cattiva e restare comunque nel silenzio di una bicicletta, respirando l'aria e soprattutto gli odori che ti circondano. E quindi è veramente tra l'altro è uno dei settori che è cresciuto di più in questi ultimi anni, perché c'è sempre più voglia di fare qualcosa, di fare una vacanza attiva. Ecco, le bici elettriche, un boom negli ultimi anni, come mai? Ma le bici elettriche sono davvero un'invenzione fantastica, perché come dicevo prima hanno avvicinato al ciclismo tutte quelle persone che avevano paura o che non potevano affrontare certi percorsi, parlo di salite, parlo di montagne, di sentieri, in questo caso sulle nostre colline. E devo dire che è una bella invenzione, ma soprattutto la cosa importante, parla di biciclette elettriche, ha detto sì, è un motorino, no. Bisogna pedalare, bisogna comunque spendere un po' di energie e soprattutto hai la gratificazione di fare un qualcosa che solitamente non sei mai riuscito a fare. Tra l'altro anch'io, quando esco con i miei ragazzi, con i professionisti, uso una bici elettrica, altrimenti non riuscirei a stare con loro, e mi diverto, perché alla fine un po' di fatica la faccio lo stesso. Il futuro del cicloturismo, insomma, il segno è con il più? Sì, è un segno più, tra l'altro
Il problema di oggi è che non si riescono a trovare biciclette perché non ce ne sono più sul mercato, perché alla fine la richiesta è stata talmente elevata che non si riescono più a trovare biciclette. E quindi c'è sempre più voglia di bicicletta, anche perché è, penso, l'unico sport che puoi fare da 2 a 90 anni e soprattutto ti permette di vedere ancora meglio il territorio che vuoi visitare. Ora la domanda sarebbe di che colore aveva il vestito la ballerina brasiliana in fondo sulla destra, perché sapete che il TTG è una fiera internazionale, quindi c'erano anche dei padiglioni internazionali. Chi risponde correttamente vuol dire che non è stato attento all'intervista. Infatti, Davide Cassano. Io non ti saprei rispondere perché ho ascoltato benissimo il nostro presidente. Io sì, ma perché l'ho visto due volte, quindi a parte le battute. Ma chi può vantare un ex CT, tra l'altro, vincente della Nazionale Italiana di Ciclismo, coordinatore di tutte le nazionali, come presidente della PT Emilia Romagna? Siamo gli unici, credo che quella volta è stata fatta una scelta lungimirante, perché si è deciso di puntare appunto sul cicloturismo in maniera concreta e quindi mettendo alla presidenza della nostra azienda della promozione turistica una persona competente che poteva dare forza a quello che avevamo già, perché come abbiamo già detto si è stati tra i primi a sviluppare i bike hotel, le manifestazioni importanti, però serviva anche ad avere una figura sia istituzionale ma anche sportiva in grado di aiutarci a imporci sia a livello nazionale che internazionale. Credo che le varie manifestazioni che sono state organizzate anche dalla regione in questi anni, come i mondiali, certo, e non solo, ne siano la riprova. Secondo me non poteva essere fatta scelta migliore, sostengo pienamente il messaggio che ha appena dato Matteo, perché è stato l'uomo giusto al momento giusto, credo, quando si dice l'uomo giusto al momento giusto, tra l'altro particolarmente tecnico, particolarmente profondo conoscitore di questo settore, quindi chi meglio di lui poteva fare, insomma. E poi stiamo lavorando anche a qualcos'altro per il futuro con la regione, quindi l'obiettivo adesso è bello grosso. 2024, esatto. Come procedono i lavori per il 2024? Stanno procedendo, quello che mi hanno detto, quindi io sto... Quindi sta a vedere che riusciamo anche in quella roba lì, Credo che insieme al presidente Bonaccini e con Cassani davanti abbiamo delle buone chance da giocarci. È incredibile. Naturalmente stiamo parlando della grande partenza. Sì, insomma, stiamo parlando della grande partenza del Tour de France 2024. Più di una volta abbiamo toccato, certo, anche marginalmente l'argomento. Questa cosa ci solletica un po' la fantasia, cioè ci piace pensare alla grande partenza del Tour. Da Bologna è partito la grande partenza del Giro pochissimo tempo fa, quindi siamo in grado di ospitare determinate cose e speriamo che sarebbe veramente una bella cosa. Quello che mi verrebbe da chiedere, la persona giusta al posto giusto, no? Davide Cassani, presidente di APT Emilia Romagna, tu Matteo sei sindaco di Cesenatico, cioè quanto è importante la passione che anche un'istituzione come te o come Davide Cassani nutre? Cioè obiettivamente è un aiuto, no? Al di là del mondo politico, di tutto quello che ci gira attorno, ma la passione che ti muove dentro sicuramente ti fa fare cose che in altre parti non si farebbero. Io credo che senza la passione sia sicuramente più difficile raggiungere alcuni obiettivi. L'ho visto nel piccolo dell'amministrazione comunale Cesenatico, credo che a livello regionale valga la stessa cosa. Quindi prima abbiamo parlato di questi grandi obiettivi come i mondiali, ma anche pensiamo anche all'accordo ormai annuale col Giro che fa almeno 3 tappe, certo, sul nostro territorio regionale. E quindi senza questo tipo di passione certi obiettivi magari non si raggiungono, perché bisogna lavorare quotidianamente. Sì. E come vi ho detto all'inizio della trasmissione, quando ho proposto alcuni progetti sia ai miei tecnici che ai miei collaboratori all'inizio mi hanno detto sei matto. E poi in realtà col tempo si capisce anche l'importanza di quello che si sta facendo, che ha più versanti, sia quello, certo, sportivo che quello economico, si dà più forza al tutto, insomma. Bene, direi che tutto sommato siamo piuttosto fortunati, insomma, direi. A trovarci proprio in questa regione, sia come, sì, modesti pedalatori, ma sia anche naturalmente come trasmissione. Sì, poi Roby, non sempre è oro quel che luccica, perché si ricordi quando avevamo qui la città di Forlì, chiamiamola così, loro in realtà si lamentavano che questo ciclodromo forlivese da anni e anni se ne parla e ancora insomma...